Gali, Broski. Stamattina siamo partiti da Catania e abbiamo dormito quasi un'ora. La cosa bella del tour è che finalmente posso incontrare tutte le persone che ci seguono e la cosa brutta è che si riposa veramente poco. Io e Gali siamo amici da tanti anni ormai. È sempre stato il nostro sogno quello di lavorare insieme. Fin da quando eravamo appunto ragazzini sono stato in grado appunto di entrare a far parte di questa azienda da lui creata insieme a un bel gruppo di persone che poi ho avuto la fortuna di conoscere. Poi ripeto, siamo insieme, quindi questo è uno delle cose più importanti, penso. Che bello dirti che l'avevo detto, ah, è tanto che non ti sento, mamma te sincera non aspettavi tutto questo. Di solito si tende a mostrare, guarda cosa sono riuscito a fare, e inizia ad ostentare. A me e ai miei amici non piace ostentare, anche perché abbiamo avuto un passato difficile e non ci dimentichiamo di quei giorni. Ci piace di più ostentare delle emozioni, far vedere quando siamo felici, far vedere quando siamo arrabbiati. È tutto basato su delle emozioni, sullo stare insieme, sul ridere, scherzare. Ogni volta che c'è un concerto per me è ancora come se fosse la prima volta. E ho paura che non ci sia gente. Nei miei live è tutta questione di energia. Sul palco riesci a vedere se sono felice, se sono triste, se mi sto realmente divertendo o no. E penso che chi viene ai live deve godersi questa cosa qui. Tutta questione di energia e le foto, la maggior parte delle volte, spezzano questa comunicazione che può nascere tra me e il pubblico. È bello guardarci negli occhi, vivere il live. È più bello godersi il live dall'inizio alla fine. Mi chiamo Samuel e vengo da Eritrea. Io e Gali siamo amici da una vita, è dal 2004. È arrivato un momento dove davvero lui fa le sue cose da solo e vederlo così è davvero bello, cioè con un bel gruppo e con tante cose belle che circondano a lui. In più e ci sono io che oggi mi occupo di merchandising con certi ragazzi, in cui è sempre stato un sogno lavorare con lui e stare con lui e fare tutte le cose assieme. Il pezzo che mi piace di più suonare live è Nina Nanna. C'è un'energia fortissima in quel momento sul palco. Il ritornello è veramente forte quando lo canta la gente. Forse è il pezzo che il pubblico sente più suo. La prima volta che portai mia madre a un sold out, si stava tenendo la testa, non ci credeva. E osservava tutti, li scrutava, analizzava anche il pubblico come se fossero poi delle persone con cui ho a che fare quotidianamente, come per poi tipo raccomandarmi, Gali mi raccomando quello. Sembra che ancora pensi che siano dei miei amici, delle persone che conosco e sono lì perché mi conoscono, non perché è un pubblico che conosce la mia musica, veramente pensa che io conosca tutti.
anche tipo i commenti, mi dice guarda questo cosa ha scritto, lo conosci? No mamma, non lo conosco, cioè è il pubblico. Però sì, è felicissima, è preoccupata nello stesso momento, non vede l'ora che la chiami quando torno in hotel, però è felicissima. Detto anche il numero 22, è 22 perché è un numero che mi perseguita, poi anche con tutte le persone con cui ho a che fare, anche loro hanno questo problema, nel senso che hanno questa persecuzione del 22, eccetera, eccetera. Quando io l'ho conosciuto lo odiavano tutti, tutta Italia lo odiava. C'era lui preso malissimo, non poteva suonare da nessuna parte, da nessuna. La sua forza è anche essersi sempre trovato uno staff e delle persone che gli sono riusciti a dare molto e l'hanno fatto crescere. Infatti Ghali è un nome, sì, però dietro c'è una famiglia, credo ormai, no? E questa è la vera forza di tutto. Io sono Davide, in arte dev. Da giugno collaboro con Ghali per il tour estivo. È stata una notizia che mi ha sconvolto parecchio, però è stata un'occasione che non potevo perdere. Ghali mi è sembrato sin dall'inizio una persona molto umile. Mi piace collaborare con lui, mi piace il rapporto che ha con i suoi fan. Si vede che ci tiene un sacco, merita il successo che sta avendo. Ho paura che finisca la festa, che finisca il cocktail. A volte sì, ho paura che finisca tutto questo. Più per la fine che farò io, per chi mi circonda, per mia mamma, i miei amici, il mio team, i fans. Comunque ci siamo fatti le ossa, abbiamo già fallito abbastanza e nella vita si continua a fallire. E il momento in cui fallisci è il momento più vicino al successo. Se non hai fatto successo significa che non hai fallito abbastanza. Per come riusciamo a trarre il meglio da situazioni di svantaggio, per come raccontiamo la nostra storia senza vergognarcene, è ciò che ci rende unici e originali, raccontare la verità, la nostra storia, rimanere legati a ciò che è vero. È importante. Diciamo che abbiamo tutte le carte per fallire e rimettersi in piedi. Io sono Ghali e questo è Sto. Oh mademoiselle, portami via dalla misère. Il mio cuore è troppo grande per una vita da miserable. Vida, oh vida, non fare la bambina. Vida, oh vida, non giocare con me. Mademoiselle, portami via dalla misère. Il mio cuore è troppo grande, troppo grande, troppo grande.